Siamo con l'allenatore del Gazzada che, nonostante la sconfitta sportivamente, viene ai nostri microfoni per dire che i suoi ragazzi, secondo me, hanno fatto tutto quello che potevano. Prima di tutto devo fare complimenti a Nerviano. La prima cosa da dire è quella perché hanno fatto una stagione super. Questa promozione per loro è più che meritata. Speravo festeggiassero tra 2 settimane, non oggi, perché noi ci abbiamo provato in tutte le maniere, ma più che altro per tenere il nostro sogno vivo di provare a salire direttamente con le prime 2 posizioni. È stata una partita incredibile. Secondo me i miei ragazzi sono stati encomiabili per quello che potevano fare. Purtroppo non ci nascondiamo dietro un dito, sono ormai più di un mese. Finalmente è tornato Gerli, a ranghi ridotti giustamente, no? Però siamo veramente corti in questo momento e i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano. Io a loro non posso dire niente, anzi li ringrazio per la prestazione che hanno fatto, perché giocare contro la migliore squadra del campionato, punto a punto, così fino all'ultimo secondo, in queste condizioni, solo applausi per loro. Non a caso, primo quarto siete partiti alla grande, siete andati in fuga, loro vi hanno ripreso a metà partita. Terzo quarto, siete, quando eravate freschi, siete ripartiti ancora voi e nel finale, chiaramente, come dicevi te, la panchina più lunga, qualche rimbalzo in più, qualcosa. Loro ci hanno creduto di più, sicuramente spinti anche da vedere l'obiettivo lì a 1 centimetro, diciamo, ma il problema è che noi non siamo più riusciti a dar la palla dentro come era piano partita, come stavamo facendo bene nel terzo quarto, come avevamo fatto bene soprattutto con Pilotti. Nel finale ci siamo un po' intimoriti, non so dirti adesso di preciso perché non siamo riusciti a così a caldo a dar la palla dentro, la riguarderò e capirò qual è stato il problema. Non siamo riusciti a rispettare il piano partita offensivamente nel finale perché bastavano un paio di canestri nel momento giusto quando eravamo avanti e secondo me la partita finiva in una maniera diversa. A questo punto però mancano 2 partite, non si salirà sicuramente, però a questo punto l'obiettivo è chiaramente non mollare mai adesso. Certo. No, allora, brucia il doppio perché noi stasera anche vincendo, se Saronno avesse fatto il suo fino alla fine, arrivavamo terzi comunque. Sapere che poi a fine partita Saronno ha perso, quello brucia ancora un po' di Ha più. perso? Ha perso Saronno, saremmo stati secondi, già secondi matematicamente. Matematicamente no, nel senso per il momento secondi fino e con 2 partite al termine. Il campionato non finisce qua, c'è la delusione perché si voleva arrivare nelle prime due, però ci sono dei playoff da fare al massimo cercando di recuperare più giocatori possibili e per sognare ancora la promozione in Serie B, ovviamente ai playoff. Quanto fa effetto vedere palestra strapiena, gente addirittura che non è riuscita a entrare questa sera, oggi se c'erano i bagarini facevano affari. No, è bello giocare queste partite. Io dico sempre che non capita tutti gli anni di giocare una partita del genere, avere la fortuna di giocare una partita del genere. Cioè, non sempre si lotta e si ha una squadra per vincere il campionato. Questa è una grande occasione, questo è un grande spot per la nostra pallacanestro, per la nostra società, per il movimento della zona. È bello, preferivo vincere, però, ecco, diciamo così. Ti ringraziamo per la tua sportività e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Crepi, grazie mille, buonasera.